Oggi parleremo della paura. Parleremo della politica della paura. Io vorrei dirlo subito, la paura non è una propaganda, non è una sorta di effetto pubblicitario, è un motore narrativo fortissimo. Aristotele nella Poetica diceva che il dramma è basato su paura e pietà. When we're talking about fear, we need to remember that we have different perspectives on fear. There's a perspective in the West and there's a perspective in the Islamic world. And I'm being quite specific here about modern Islamic militancy. From the West, we see ourselves as victims. We see ourselves as the targets of largely invisible, anonymous, potential terrorist acts. Non esiste una stratificazione sociale dove la paura permea più o meno. Io credo che dopo l'11 settembre tutti erano terrorizzati e fino al 2003, mi dimenticherò mai il discorso che Colin Powell fece alle Nazioni Unite, che tra l'altro fu un altro evento mediatico seguito in tutto il mondo, in cui fece vedere un contenitore piccolo così, pieno di sale, dicendo: questa è la ricina che al-Zarqawi sta costruendo in laboratori nel Kurdistan iracheno, basta questa per distruggere una città grande come New York. E tutti ci hanno creduto, tutti quanti i vari scienziati che lavoravano su questo tipo di armi, o anche su questo tipo di armi principalmente, sono rimasti esterrefatti. Tra l'altro tutti noi esperti di terrorismo, cioè incluso Jason, mi ricordo che ci siamo scambiati delle email, pure siamo rimasti esterrefatti, nel senso nessuno sapeva chi era al-Zarqawi, era così apparso improvvisamente all'orizzonte ed era il terrorista peggiore dopo Osama Bin Laden. Io mi chiamo Luisa. Volevo fare una domanda che riguarda questa politica della paura, in particolare per le conseguenze che ha sulla nostra vita più o meno quotidiana, per esempio per quello che riguarda volare in aereo, il fatto che noi non possiamo portare più dei liquidi, che sia lo shampoo, il balsamo, una bottiglia di vino in aereo, perché sennò c'è il pericolo che magari ci facciano una bomba, o anche mentre ero in America. Ero all'aeroporto a New York e a un certo punto hanno fatto dei controlli casuali sui passeggeri al momento dell'imbarco, frugandone i bagagli a mano, e io ero stupita. Ho chiesto a una signora cosa stesse succedendo e lei mi ha detto: ma perché da voi non lo fanno? Come se fosse la cosa più normale del mondo. E a me spaventa questa cosa, cioè io non voglio che per me sia una cosa normale. Secondo voi torneremo mai indietro, cioè come dire, da un livello arancione, rosso, si tornerà mai a un livello verde, più normale, o sarà sempre in crescendo? C'è un modo per tornare indietro? Chi vuole rispondere di voi a questa domanda? Io mi auguro che ci sia, ne abbiamo discusso forse anche al di là delle nostre stesse possibilità. Abbiamo chiesto addirittura a Jason, che fa il reporter, quale strategia vedeva vincente in Afghanistan. Stiamo tutti auspicando questo. Se questo avverrà immediatamente non lo so dire, ma penso anche che non sia immediatamente qualcosa che noi dobbiamo sottovalutare. Cioè, noi fino adesso abbiamo parlato della paura che abbiamo provocato e che però ha creato, come l'abbiamo detto proprio pochi minuti fa, degli effetti reali, veri. Dal crollo delle Torri Gemelle molto si è detto e molto si è scritto circa questa famosa teoria del complotto, quindi circa i rapporti economici che esistevano prima fra la famiglia Bush e la famiglia Laden, le stesse contraddizioni che esistono nel crollo materiale delle Torri Gemelle piuttosto che l'attacco al Pentagono. E volevo capire che opinione avete in merito, se queste teorie sono verosimili e se è plausibile appunto pensare che ci sia una cricca che abbia
studiato tutto questo per spartirsi il globo. Grazie. Se la tesi di Giulietto chiesa. Anche se è già stato fatto. You go first. Only if you want to make us all very scared. Rispondo soltanto se dobbiamo proprio spaventarci fino in fondo. Beh, insomma, a proposito di paura, una delle cose più spaventose uscite fuori in questi ultimi 5-6 anni è il grado in cui delle persone intelligenti, ben informate, di buone letture cominciano davvero a pensare che potrebbe esserci qualche cosa dietro le teorie complottarde. A me questa cosa mi preoccupa profondamente, perché questa gente c'è in giro. L'idea che qualcuno, che si tratti di Bush o aspetti, qualcuno che non è Bin Laden abbia orchestrato deliberatamente gli attentati contro le Torri Gemelle e il Pentagono, a me questa idea, il fatto che venga accolta, che la gente ci si preoccupi pure, lo trovo spaventoso di per se stesso, mi terrorizza, non c'è nessuna prova. La cosa che più mi preoccupa poi è che questa idea si ricollega o a una profonda vena di anti-americanismo, oppure quando ci si avvicina al problema degli ebrei che erano tutti quanti usciti dalle Torri Gemelle o della cospirazione CIA Mossad, si ricollega a una profonda tradizione antisemita. E questa cosa io la trovo molto preoccupante, mi mette molto a disagio qualsiasi allusione o insinuazione che possa esservi dietro l'11 settembre qualche cosa che non è quello che dovremmo dimostrare, cioè che Osama Bin Laden ha spedito 90 persone a far saltare per aria il Pentagono, le Torri Gemelle e anche magari il Campidoglio di Washington, e poi invece quello non c'è riuscito a farlo. Io penso che questa sia la verità oggettiva e mi mette a disagio qualsiasi insinuazione che vi sia dietro una sorta di complotto.